grande sfida quando si affronta Bergamo, ci sono sempre grandi trofei in palio. Sì, negli ultimi due anni per noi in modo particolare ci siamo quasi sempre incontrati quando c'era qualcosa che contava davvero, quindi oggi diciamo che è il galà delle due squadre che l'anno scorso hanno fatto meglio, quindi diciamo una finale conquistata più sull'anno precedente. In classifica siete in alto rispetto a Bergamo, però venite da una sconfitta, cosa ti preoccupa di più di questa partita, perché è una gara secca? Beh, non tanto la sconfitta di domenica, più forse la disabitudine di molti miei giocatori a giocare partite per un trofeo. Diciamo che è una squadra profondamente rinnovata la nostra rispetto all'anno precedente, quindi in queste finali secche si temprano un pochino anche quelle che saranno le crescite, le ambizioni e quello che la strada di questi giocatori, comunque forti giocatori, dovranno imparare a prendere per gestire queste situazioni qua ed arrivare a fare risultati. Per Villa comunque è il vero primo traguardo della stagione, visto che avete disatteso dopo due Coppe Italia la Final Four di quest'anno. Sì, non c'è due senza tre, pensavo valesse, invece no, è andata male. Abbiamo fatto una brutta gara, merito a Piacenza, demerito nostro, si è addirittura guadagnata la finale, quindi l'abbiamo archiviata, siamo ripartiti, abbiamo raggiunto il quarto di Champions League. Abbiamo questa partita qua questa sera, diciamo che la nostra stagione è ancora in grande divenire e speriamo di portare a casa qualcosa già da stasera. Faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Mazzanti, dove si vince questa gara? Ma io credo sulla testa e sui nervi per noi, dobbiamo riuscire a essere lucidi, a mantenere la nostra aggressività che quando l'abbiamo fatto abbiamo sempre fatto grandissime gare, sapendo che ci vuole tanta pazienza perché di là è una squadra fisicamente a muro che tocca tanto e che difende e che rigioca, quindi dobbiamo aspettarci una partita di grande pazienza. Bocca al lupo Marcello.